in collaborazione con Marzo Autotrasporti a Milano in via Bartolomeo d'Alviano, ad Imperia in via Caprile. Dal 1980 partner con azienda italiana leader del servizio espresso in Europa. Marzo Autotrasporti, la tua merce in mani sicure. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Noi i conti li facciamo con la realtà che ci circonda, l'entusiasmo e il futuro delle nuove generazioni, i progetti dei giovani e la vitalità dei meno giovani, lo sviluppo del territorio e della sua economia. Per noi che non siamo un'isola, comprendere viene prima di vendere. Conad, persone oltre le cose. Tecnogas, il clima ideale, sempre. Fidarsi è bene, ma Tecnogas è meglio. Azienda agricola Il Cascin, telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Materiali da costruzione, c'è. Pavimenti e rivestimenti, c'è. Sistema tintometrico Covema e Keracol, c'è. Sanitari e arredo bagni, c'è. Porte interne e blindate, c'è. Arredo giardino, c'è. Stufe a legna e da pellet, c'è. Realizzare una casa da sogno? C'è Centro Edile Imperiese, il partner di fiducia a Imperia Oneglia e Porto Maurizio. Si sono conclusi anche quest'anno i festeggiamenti di San Giovanni 2018, che hanno inaugurato l'arrivo dell'estate e portato nella città di Imperia 12 giorni di allegria. Il Comitato di San Giovanni è particolarmente fiero di questa edizione di Ineia 2018, dove piccoli ma importanti cambiamenti sono stati apportati per migliorare quella che sempre di più viene considerata la festa degli imperiesi. Tra le novità di quest'anno, un piatto inedito per San Giovanni e tra i più rappresentativi della nostra regione, il coniglio alla ligure che ha deliziato i visitatori. Con la chiusura della festa, il Comitato San Giovanni ha ringraziato tutti i 120 volontari che, animati da passione e senso della tradizione, hanno lavorato per 12 giorni senza sosta. Per chiudere questa 38esima edizione siamo andati a visitare lo stand del gruppo micologico imperiese e poi abbiamo stilato un bilancio conclusivo con Odessà, presidente del Comitato San Giovanni. Vorrei iniziare nel dire che noi del gruppo micologico Imperiese Amici della Natura dobbiamo essere veramente grati al Comitato San Giovanni che ci permette di esprimere ciò che sono gli scopi della nostra associazione. E quindi anche quest'anno un ringraziamento particolare da parte del nostro gruppo micologico. Quest'anno è stata un'annata un po' particolare perché nei giorni scorsi, 15 giorni fa, c'è stata una nascita veramente notevole, per cui noi eravamo convinti di fare una mostra super, diciamo, no? Perché è stata un'annata veramente eccezionale. Poi le cose sono cambiate nel corso dei giorni e quindi negli ultimi tempi c'è stata una carenza di funghi. Però io devo ancora una volta riconoscere ai miei collaboratori, che sono veramente eccezionali, sono riuscito nonostante tutto a trovare ben 78 specie di funghi che noi stiamo mostrando alla gente. Funghi commestibili e funghi velenosi, e quindi ovviamente il nostro scopo prioritario è proprio quello di divulgare la conoscenza della micologia di base, e in particolar modo quello di mettere a raffronto ciò che sono i funghi commestibili e i funghi velenosi. Questo è il nostro scopo prioritario. Ma siamo anche amici della natura, no? Questo ci tengo a precisarlo. Perché? Perché la nostra associazione si chiama proprio Gruppo Micologico Imperiese Amici della Natura. Cosa sta a significare amici della natura? Che noi rivolgiamo un particolare riguardo a ciò che è la salvaguardia del bosco, a ciò che è il comportamento che ognuno deve avere nel bosco, soprattutto di non rovinare quelle che sono le meraviglie della natura. Ecco perché vogliamo che nel nostro gruppo ci siano proprio degli amici che rispettano la natura. Noi qui abbiamo anche una serie di cartellonistiche che evidenziano proprio questo aspetto.
come comportarsi nel bosco. Dunque troviamo una raccolta di diversi generi, abbiamo delle amanita, abbiamo poi chiaramente dei boletus, che poi del resto sono i funghi che le persone amano di più vedere. Abbiamo quindi tanti altri generi, abbiamo clitocibe, abbiamo lattarius, abbiamo russule, quelle che chiamano anche i frattoni, vengono chiamati frattoni, siamo riusciti a raccogliere circa 76 specie. Ecco, quando si va nel bosco la prima regola sarebbe quella di rispettarlo il bosco, perché purtroppo nel bosco troviamo spesso bottiglie, plastica e lattine. Ecco, la prima regola sarebbe proprio quella di rispettare, ma rispettare anche i funghi. Ecco, questo sì, perché più che altro alle volte è triste vedere funghi che non sono commestibili, che vengono rovinati magari col bastone o presi a calci addirittura. Ecco. E purtroppo le persone dovrebbero appunto capire che se andiamo nel bosco, se abbiamo piacere di andare nel bosco, abbiamo anche piacere di trovarlo integro e pulito. Allora, anche quest'anno è finita, siamo arrivati all'ultimo giorno, gli ultimi minuti direi, siamo stati contenti, speriamo che tutti quelli che sono venuti a trovarci anche, come ho detto prima, siamo tutti volontari, quindi magari qualcosina può essere non andato benissimo, l'impegno ce lo mettiamo tutto e arrivederci al prossimo anno allora a questo punto. Ci è dispiaciuto molto quest'anno, l'unico momento di non tempo buono è stato proprio quando doveva partire la processione, ci dispiace molto, ci hanno detto che è successo 32 anni fa l'ultima volta e quindi ci dispiace anche per l'amico Don Mario che doveva essere la sua ultima processione e quindi gli facciamo un caro saluto perché è veramente un amico del comitato. I fuochi li abbiamo fatti, diciamo che il tempo è migliorato, l'avremmo fatti comunque perché li abbiamo preparati nella notte del giorno prima proprio in previsione del tempo brutto, quindi questa è la cosa. Speriamo di aver dato veramente 12 giorni di allegria, questa è la nostra di benessere, di serenità alle famiglie d'Imperia, non solo perché qua ci vengono a trovare dalla Francia, dal Piemonte, da Savona, eccetera. Arrivederci al prossimo anno con una sorpresa che stiamo meditando già da un po', quest'anno non è stato possibile, il prossimo anno pensiamo di attuarla. In collaborazione con Marzo Autotrasporti a Milano in via Bartolomeo d'Alviano, ad Imperia in via Caprile, dal 1980 partner con azienda italiana leader del servizio espresso in Europa. Marzo Autotrasporti, la tua merce in mani sicure. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Noi i conti li facciamo con la realtà che ci circonda, l'entusiasmo e il futuro delle nuove generazioni, i progetti dei giovani e la vitalità dei meno giovani, lo sviluppo del territorio e della sua economia. Per noi che non siamo un'isola, comprendere viene prima di vendere. Conad, persone oltre le cose. Tecnogas, il clima ideale, sempre. Fidarsi è bene, ma Tecnogas è meglio. Azienda agricola Il Cascin, telefono 0183 65 26 64 75 30 83. Materiali da costruzione. C'è. Pavimenti e rivestimenti. C'è. Sistema tintometrico Covema e Keracol. C'è. Sanitari e arredo bagni. C'è. Porte interne e blindate. C'è. Arredo giardino. C'è.
stufe a legna e da pellet. C'è. Realizzare una casa da sogno? C'è Centro Edile Imperiese, il partner di fiducia a Imperia Oneglia e Porto Maurizio.